Eccoci qua di nuovo e siamo qui per fare oggi un lavoro di approfondimento, quindi lavoreremo sempre come per le arance sulle luci, sulle ombre, quindi sui volumi, sulle rotondità e cercheremo ora di aggiungere anche dei particolari, quindi faremo dei limoni molto semplicemente. Quindi dei limoni semplici semplici con gli stessi procedimenti che abbiamo utilizzato nel fare le arance e in più aggiungeremo le foglie e alcuni particolari per lo sfondo. Iniziamo quindi il nostro lavoro partendo dalle diagonali, quindi partiamo dall'alto e tracciamo le nostre diagonali del foglio. Ecco qua. La prima struttura, la seconda è una linea verticale e poi c'è una linea orizzontale. I nostri colori sono già pronti, sono i tre colori primari, giallo, rosso e blu e il bianco per le sfumature. Gli chiari e gli scuri ovviamente. E per lo scuro useremo il marrone e il marrone si fa con i tre colori primari mescolati, quindi giallo, rosso e blu. In questa parte alta andiamo a costruire un rametto, quindi doppia linea, un po' mossa. Da questo rametto facciamo partire tre gambettini un po' distanziati, magari il primo un po' più lungo, verso il centro del foglio. Dopodiché, qui in corrispondenza, andiamo a costruire un ovale con una sporgenza sopra ed una sporgenza sotto. Questo sarà il nostro limone. Lo andiamo a tracciare di nuovo così magari lo vedete meglio. Il primo limone. Poi ne avremo altri due, uno sotto e uno sopra. Per cui da questa parte andremo a fare un altro ovale leggermente piegato. Quindi leggermente inclinato che segue un po' una diagonale verso destra e le nostre due sporgenze. Ovviamente, così come avevamo detto per le arance e per tutti i disegni che abbiamo visto fino ad ora, noi dobbiamo completare sempre le nostre forme. Quindi anche qui ci sarà una sovrapposizione, in questo caso meglio poiché il nostro limone sarà sopra all'altro. Invece qui andremo ad allungare il nostro gambetto, poiché cerchiamo di abbassare il limone, in questo caso scende cadendo un po' verso il centro, quindi nella parte, ecco, questo viene un po' verso il centro e sotto abbiamo il nostro sempre la nostra sporgenza. Il limone viene fatto per intero, ma la parte che resterà sotto all'altro limone, non la vedremo e quindi non la tracceremo quando andremo a impostare i colori. Questi sono i tre limoni impostati. Poi andremo a creare delle foglie, ma questo lo vediamo in un secondo tempo. Incominciamo quindi, per la prima volta, come vedete, il foglio è sistemato in verticale, mi sembra anche per l'albero forse era sistemato in verticale, però le arance le abbiamo fatte in orizzontale come se fossero appoggiate ad un tavolo, mentre qui è come se fossero appese e staccate da o appese ad un albero o staccate e posizionate su di uno sfondo, posizionate su uno sfondo. Ora andiamo a prendere un pennello. Questo è asciutto, va benissimo. E poi ci prepariamo anche qui il colore dello sfondo, il colore del limone, del fondo dei limoni è il giallo, come ben sappiamo. Ma in questo caso non voglio fare ombra, quindi mettiamolo così. Il giallo va scurito per poter fare i contorni. La procedura è sempre la stessa, cambia il soggetto. Quindi nel momento in cui iniziamo ad imparare quella che è la procedura, incominciamo anche a capire come realizzare qualsiasi altro soggetto e anche da soli. Per
Poi ci sono delle complicanze, delle cose che sono un po' più complicate che magari poi un po' più avanti vedremo insieme. Iniziamo a prendere consapevolezza e anche insomma tranquillità nel realizzare alcune cose semplici semplici e capire bene, apprendere bene la procedura. Questo è un giallo scuro, possiamo anche definire un po' un'ocra, una terra naturale. Con questo colore andiamo a ridisegnare i nostri limoni. Quindi partiamo da quello che abbiamo deciso che sarà sopra, e quindi è questo, il primo a destra. Andiamo a fare il contorno mettendo molto colore sul bordo, non ha importanza se è spesso, quindi lo facciamo anche un po' più largo. Riprendiamo anche le nostre sporgenze. Subito laviamo il pennello, lo asciughiamo, prendiamo il giallo, quindi direttamente del giallo, e andiamo ad inserire il giallo nella parte interna, in questo modo, quindi dentro al limone, così, e dentro anche ai beccuccetti, cioè alle parti sporgenti. Io li chiamo beccuccetti, mi piace così, ma in effetti sono solo le parti sporgenti. Ecco qua. Allora, che cosa facciamo ora? Laviamo il pennello, lo puliamo e poi con il pennello non completamente asciutto prendiamo il nostro colore del bordo. Ripeto, questi passaggi li facciamo in maniera molto veloce, molto rapida, perché stiamo usando delle tempere o degli acrilici, per cui l'asciugatura è molto veloce, ma se noi andiamo ad usare dei colori a olio procederemo in un altro modo, quindi non così rapido, non così veloce, e questo poi lo possiamo vedere magari in un secondo tempo. La stessa cosa la facciamo qui per le sporgenze, una e una, due. Benissimo, questo è il primo passaggio, quindi la prima sfumatura del nostro limone. Procediamo con il secondo, anche questo sarà in sovrapposizione con l'altro, ma dietro al primo. Quindi non concludiamo il nostro contorno, ma ci fermiamo. Facciamo la parte sporgente sopra e sotto. Laviamo il pennello. Il giallo è molto delicato, quindi conviene in questo caso proprio lavarlo il pennello senza andare a portarci altro colore proprio nella parte centrale, perché sennò poi andremo a perdere, diventano veramente dei limoni marci e questo a noi non piace. Ecco qua, prendiamo dell'altro giallo e andiamo a colorare le due parti. Laviamo. Stessa cosa di prima, laviamo e sfumiamo. Ecco qui, sfumiamo bene. Ecco, ho messo meno colore sul bordo, infatti fatico di più a tirarlo verso il giallo. Ecco perché bisogna sempre abbondare. Ecco fatto. Bene. Aggiungo solo un po' di giallo perché mi sta finendo, invece ho bisogno prima di iniziare a fare il colore, insomma, a stenderlo, per evitare di allungare i tempi e quindi rischiare che poi il mio colore mi si asciughi, allora devo provvedere subito ad inserirne dell'altro. Benissimo, arriva bene. Poi facciamo la stessa cosa anche per questo, fatto, per il terzo limone. Bene, sono riuscita a farmi scendere poco perché sto esaurendo il colore, ma poi ne aggiungeremo ancora. Ecco qui, allora prendiamo sempre il nostro colore più scuro e facciamo il bordo di questo limone, aggiungendo, cioè mettendo parecchio colore,
un po' perché questo qui, anche se resta più scuro, va bene perché è proprio sotto sotto sotto, e poi perché se no non riusciamo a sfumare col giallo. Ecco fatto, laviamo il pennello, lo asciughiamo, prendiamo il giallo e andiamo ad inserire qui il giallo nella parte interna. Mettiamo molto colore, ecco. Il giallo poi si sporca in fretta, quindi facciamo attenzione a essere leggeri nel metterlo in modo da non tirarci troppo il colore scuro sopra. Una volta fatto, prendiamo il colore del contorno e lo tiriamo un po' sul giallo in modo da sfumare il bordo del limone. Ecco qui. Puliamo il pennello senza doverlo lavare di nuovo, scarichiamo sempre un po' il colore, questa è una fase, è un passaggio molto importante, e qui abbiamo il terzo limone. Ecco, questa è la prima impostazione. Dopodiché andremo a scurire un po' questo colore che abbiamo usato per il contorno. Aggiungiamo di nuovo il giallo, vediamo se ho un scelto. Sì. Ok, benissimo, perfetto. E cosa andiamo a fare? Andiamo a crearci le ombre. Le ombre, allora, le ombre nella parte bassa del limone, così come avevamo fatto con le arance, con un colore un po' più scuro. Dobbiamo trovare la gradazione giusta. Qua non deve essere troppo scuro, perché poi i limoni veramente sembrano marci e non ombreggiati. Una volta scurito, andiamo anche qui a puntinare come abbiamo fatto per le arance, quindi ripasso delle ombreggiature. Ecco qua, decidiamo sempre che l'ombra è da questa parte, quindi la luce arriva di qua e l'ombra quindi sarà da questa parte. Dove la sto facendo? Ecco qui, perfetto. Mettiamo anche due puntini nella sporgenza, solo nella parte bassa, perché se la luce arriva da questa parte, ecco, potrebbe colpire anche un po' la parte alta delle sporgenze. Prendiamo ora il nostro giallo e lo mescoliamo un po' al colore del contorno, il primo colore, in modo da avere una gradazione che è una via di mezzo tra il giallo e il contorno, e andiamo a fare delle altre macchie in mezzo qui. Perfetto, così, benissimo. Ancora delle altre macchioline anche qua, ho dimenticato, anche qua. Laviamo il pennello e poi cosa facciamo? Picchiettiamo, mescoliamo un po', uniamo le due tonalità. Anche questi, anche i limoni, hanno una buccia un po', una buccia puntinata, non liscia, per cui questo effetto ci sta proprio bene, rende benissimo. Ecco fatto, questo è il secondo. Facciamo in modo che non resti troppo definita questa ombreggiatura e passiamo anche un po' vicino all'altro limone perché potrebbe fare un po' di ombra. E così anche per il terzo. Bene, fatto, benissimo. Punzecchiamo anche un po' le sporgenze per ultimo, che sono proprio quelle più scure. Poi ve le aggiustate anche un po' le cosine, non è che detto fatto e voilà. Poi cosa facciamo? Prendiamo il bianco e andiamo a sistemare la luce, e così come avevamo detto l'altra volta per le arance, la luce è nella parte alta ma non tocca il contorno,
Qui ne abbiamo pochissima e magari è un po' più in centro, così in questo modo. Poi non laviamo il pennello, prendiamo del giallo, andiamo a fare dei puntini intorno in modo da rinfrescare il nostro giallo se era già asciutto. Ecco così. Poi laviamo il pennello e sfumiamo leggermente giallo e bianco, ma solo intorno, in modo da lasciare proprio questo punto luce che aiuta tantissimo a far sì che il limone sembri bello rotondo. Acquistiamo così un bel volume, questo anche, sfumiamo, ecco qua, e poi prendiamo un po' di bianco e lo sistemiamo anche qui sulla nostra rotondità, perché avevamo detto prima, anche questa è, prende luce, insomma, è in un punto chiaro, così abbiamo dei bei contrasti. Ecco, questi sono i tre limoni con la semplice sfumatura, quella che abbiamo già visto per le arance. Procediamo, andiamo avanti, quindi abbiamo questo marrone che abbiamo usato per fare l'ombra, lo scuriamo leggermente, quindi andiamo ad aggiungere sia del giallo che del giallo, del rosso, del blu e di nuovo del giallo. Ok, che adesso andiamo a prendere, lavo il pennello, andiamo a recuperare un po'. Bene, perfetto, adesso abbiamo sì, di giallo, mescoliamo e otteniamo così un marrone un po' più scuro e questo servirà proprio per fare il rametto, non solo il rametto ma anche i gambetti, i piccoli ramettini che tengono i limoni collegati al ramo. Ecco, questo possiamo anche allungarlo un po' poi con la pittura, nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto sono i limoni, di come sono, possiamo anche modificare questo. 1, 2 e 3, ecco qui, benissimo. Una volta fatto questo passaggio mancano le foglie. Allora, andiamo a disegnare le foglie, quindi una la faremo qua, belle grandi, una, spero che la vedete, ma non importa, un'altra la possiamo fare qua, anche sopra il limone, vedete, la ripasso, ecco qui affiancata al gambetto, poi magari ne possiamo fare anche un'altra qui, in sovrapposizione, perché poi rendono bene, un'altra qua, sopra il ramo, e magari un'altra che esce qua dietro, così una volta che le abbiamo dipinte, impostate, possiamo vedere se è il caso di aggiungere qualcos'altro. Allora iniziamo il nostro verde, il verde lo andiamo a fare con del giallo e del blu, poi come sappiamo servono due tipi di verdi. Allora adesso questo blu è un blu oltremare, non è il blu cobalto, proviamo a rendere con un blu oltremare anche per vedere che cosa succede, che tipo di blu esce fuori, è un po' più spento e più naturale rispetto all'altro verde che avevamo fatto, perché l'altro verde era più acceso, questo si avvicina meglio a quello che dobbiamo fare, quindi alla natura, è più semplice rendere insomma una foglia partendo già subito con questo blu. Ecco qui, partiamo ora, prendiamo ora dell'altro giallo ancora e impostiamo un verde più chiaro, prendiamo del bianco, del giallo e un pochino di blu, ecco questo, così. C'era anche del rosso, ma va bene, può starci. Questo è un giallo, è un verde chiaro, questo è un verde più scuro. Qua, i due colori, vedete? Perfetto. Allora, con il verde scuro iniziamo e facciamo, coloriamo la parte scura della foglia. Scegliamo noi quale, non ha importanza. Ecco qui,
l'ho ripassata, facciamo anche l'altra parte, l'altra foglia, così andiamo avanti con tutte le foglie. Mi devo rifare ancora del colore, ne facciamo un po' di più. Ok, tanto studiate bene questo disegno. Ecco qua, perfetto. Ora ce n'è parecchio. Teniamo ancora un po' qua, così sappiamo che poi ci basta, aggiungendo anche del bianco. Ne abbiamo parecchio ora, eh? Benissimo. Questo anche lo scuriamo un po', magari con del marrone avanzato. Eccolo qua, il nostro verde scuro. Benissimo. Allora, ripassiamo qua questa foglia verde scura. Facciamo magari anche questa, così. Questa. E questa da questa parte. Passiamo sopra il rametto, eh? Non abbiamo problema. Non ci facciamo problemi, non bisogna avere paura. Perché va benissimo, è giustissimo. Non va bene di evitare, di non sovrapporre. Questa non è pittura, non è naturalezza. Ecco, non dobbiamo preoccuparci di creare delle sovrapposizioni, anzi rendono molto pittorico il tutto. Quindi prendiamo ora, giro il piatto così magari si vede, prendiamo ora il verde più chiaro e facciamo l'altra parte. Qui mettiamo parecchio colore, mi raccomando. Qua. Poi magari facciamo un video solo con le foglie, così belle grosse, vediamo come si fanno e come possiamo renderle al meglio, sia per la costruzione che per la resa pittorica, in modo che sembrino molto molto naturali. Ecco, anche questa passiamo sopra sia al ramo che al limone, così. E poi l'ultima, che è questa qua. Questa è come se uscisse da mezzo ai due limoni. Quindi è molto importante che il limone sembri o comunque sia sopra. Quindi questo lo andiamo a riprendere come contorno. Anche questo, in modo da specificare meglio e sottolineare che questa foglia è sotto, mentre questo ramo, che è rimasto un po' lì in mezzo mozzato, lo andiamo ad allungare in questo modo, così, magari con una leggera sfumatura, ecco fatto, in modo che non sembri proprio finire lì dove ci sono le foglie. Una volta fatto questo, i colori sono ancora freschi, quindi si può ripassare come se facessimo delle finte venature, prima sulla parte scura, così andiamo a caricare un po' di colore sul pennello e poi le andiamo a fare sulla parte chiara e così poi riprendiamo la parte in modo da miscelare un po' i due colori, così in questo modo, poi lo facciamo da questa parte. Così, anche da questa e così anche per questa, piano piano. Qui non si lava il pennello, si gioca di punta in maniera molto leggera, senza premere. Ecco fatto. E così anche il movimento parte dal centro e va verso l'esterno, così. E così, questa è già un po' asciutta, quindi andiamo a riprendere, così, e così, benissimo, insieme riprendiamo in questo modo, così è un po' più scura. Ecco, queste sono le foglie e i limoni, tutto fatto. Adesso proviamo a terminare questo lavoro inserendo negli spazi bianchi del colore. Questo è molto libero, io vado sempre sul blu e sugli azzurri, questa volta cambiamo, prendiamo del rosa, che ai bambini poi piace moltissimo, rosa con del bianco,
mescoliamo così, è veramente molto forte come colore, quindi per spegnerlo useremo un po' di marrone, così come avevamo fatto anche con l'azzurro. E la stessa cosa, questo marrone andiamo ad inserirlo su questo fucsia, come lo chiamano i bimbi, questo fucsia, eccolo qua, così. Magari ne facciamo ancora un po', prendiamo anche del blu e del verde, mescoliamo tutto, non si avanza nulla, si fa un bel pastrocchio di tutto. Ecco qui, e questo è il momento proprio per recuperare i colori che sono rimasti nel piatto per evitare sprechi. In questo colore bello vivacetto prendiamo, li mettiamo qua così e facciamo il lavoro di macchia. Quindi andiamo a costruirci delle macchie sullo sfondo. Partiamo dalla parte alta, inseriamo le macchie scure prendendo parecchio colore, così. Così ci fermiamo a un certo punto, perché sennò poi il colore asciuga. Ecco, arriviamo fino qua, laviamo il pennello per averlo bello morbido, fresco e bagnato, e andiamo ad inserire in mezzo del colore più chiaro, ecco qua, con la punta del pennello. Cerco di fare un po' veloce, ma voi potete farlo anche lentamente con più controllo. Non c'è nessuna fretta. Ecco qui. Benissimo. Ora, che cosa facciamo? Laviamo il pennello, asciughiamo un po' e mescoliamo questi colori così come abbiamo sempre fatto, quindi ruotando un po' il pennello. Non creiamo un colore unico, quindi uniamo i colori in modo che ci sia un mix, un po' di mélange. Cerchiamo di non coprire le foglie, di passare sopra alle cose già fatte, ecco, così, in questo modo. Perfetto, sì, anche qua e anche qua, in tutti gli spazi. Ecco, il colore scuro stava già asciugando, ma non importa, piuttosto fate dei pezzi più piccolini. Io magari mi sono allargata un po' tanto, ecco, magari solo un pezzettino, un piccolo pezzo, poi si lavora, poi si va avanti, se ne fa un altro, e così, in modo da non creare delle asciugature. Ora, prima che asciughi il tutto, andiamo a fare dei puntini, delle macchie bianche. Perché? Perché questa parte è quella dove arriva la luce, quindi cerchiamo ora di schiarire sovrapponendo del bianco, giusto così, senza esagerare. Laviamo il pennello e andiamo a mescolare un po' questo bianco in sovrapposizione con questi colori, con le due gradazioni. Ecco, così abbiamo creato una zona di luce. Anche qui sfumiamo un po', magari il pennello un po' sporco ce lo portiamo anche in altri punti. Ecco fatto. E così. Adesso andiamo e passiamo alla parte che c'è sotto. La parte che c'è sotto invece andrà scurita un po' di più, quindi andiamo ad aggiungere un po' di blu ancora al nostro rosso. Magari ce ne facciamo ancora un pochino, ecco. Ecco qua, e andiamo a crearci prima di tutto la zona d'ombra che c'è qui sotto i limoni, proprio in contrapposizione con la luce, giusto? E anche in questo punto qua, dove oltretutto c'è la foglia e l'ombreggiatura del limone, quindi quello che copre del nostro piano. Ecco, e qui facciamo altri puntini, in questo modo qua, perfetto. Poi prendiamo il colore di base,
abbiamo fatto questo bellissimo rosa, rosa Barbie. E andiamo a terminare con i puntini, con le macchie. Il colore è ancora sul pennello, anche quello scuro, e quindi piano piano ce lo portiamo. Scendiamo, scendiamo, scendiamo fino ad arrivare al bordo del nostro foglio. Ecco fatto così, benissimo. Aggiungiamo ancora un po' di rosa. Bene, e sfumiamo leggermente, sempre senza lavare il pennello, mi raccomando. E il gioco è fatto! Evviva! Questi sono i nostri limoni. Adesso prendiamo, proviamo ad abbassare un po' e vedere meglio da vicino. Bellissimo lavoro! Aspetto anche di vedere i vostri lavori, eh? Mandatemeli! Ciao!